Oggi ci ritroviamo tutti insieme in questa tarda sera a celebrare questo mistero grande della risurrezione di Gesù. Abbiamo simbolicamente rappresentata questa risurrezione di Gesù attraverso il simbolo della luce e del fuoco, la luce che rischiara la notte. A volte abbiamo l'impressione che questo nostro mondo sia in una situazione di notte, di buio. A volte questo buio lo sentiamo anche dentro di noi. E la luce rischiara le tenebre, apre un cammino, consente di tracciare una strada, di poter camminare all'interno di questo mondo senza paura. E il fuoco riscalda, mette dentro un calore nuovo, una tensione nuova. Allora vedete, questo mistero della risurrezione di Gesù annunziato da questo messaggero alle donne che sono andate di notte, di corsa, al sepolcro di Gesù, lo dice anche a noi. Gesù è risorto, è vivente, ma Gesù che è risorto, che è vivente, coinvolge anche noi in questo suo mistero di risurrezione, di vita nuova. Quello che noi abbiamo celebrato in questi giorni della Settimana Santa, il Triduo Pasquale, il mistero della passione di Gesù, è Dio che si è fatto umano, fratello nostro, ha vissuto fino in fondo l'avventura umana e per dare un respiro nuovo a tutta l'umanità, una strada nuova, aprire una strada nuova a tutta l'umanità, ha sfidato la morte. Per amore, lui non cercava la croce, Gesù, cercava di dare dignità ad ogni uomo. E chi era preoccupato invece di schiacciare l'uomo per possedere l'altro, il fratello, l'ha messo in croce. Non la cercava Gesù la croce, l'hanno messo in croce i malvagi. E allora il Gesù risorto è colui che apre un cammino ad ognuno di noi. Ed è bello ciò che ci diceva l'Apostolo Paolo nel brano della lettera ai Romani che abbiamo ascoltato. Paolo ci ricorda che questo evento della risurrezione non riguarda solo Gesù, ma in Lui tutti noi siamo coinvolti a risorgere a vita nuova. La risurrezione di Gesù, l'evento pasquale, è un evento che ci tocca profondamente, che coinvolge anche noi. Noi stiamo qui solo a ricordare un evento, ma a fare in modo che quell'evento diventi vita nostra. Paolo ci diceva: siamo stati intimamente uniti a Lui, a somiglianza della Sua morte, lo saremo anche a somiglianza della Sua risurrezione. Lui ci coinvolge a saper amare come Lui e a essere capaci di porre gesti da persone risorte all'interno di questo nostro mondo. Paolo, chiudevamo il brano della lettera di Paolo ai Romani, quello che abbiamo ascoltato, ci diceva Paolo: non considerate che avessi morto al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù. Lui ci apre una strada nuova. Allora direi che questa notte siamo coinvolti tutti quanti ad uscire da una situazione. A volte viviamo come addormentati, subiamo la vita, la storia, gli avvenimenti. Bene, se Gesù è risorto ed è vivente, e dice il messaggero, dice a quelli che vanno al sepolcro: Lui vi precede nella Galilea. Davvero Gesù si fa presente nella nostra Galilea. La Galilea è il nostro mondo. La nostra situazione, a volte buia, tenebrosa, di violenza, Gesù si fa presente e coinvolge anche noi a vivere da risorti.
Che cosa vuol dire vivere da risorti? Ma io direi che prima di tutto vuol dire uscire dall'indifferenza e diventare responsabili della nostra storia. Noi a volte siamo indifferenti fin quando non siamo toccati nei nostri interessi. Che mi interessa se le cose vanno male, se il mondo scivola, se le persone soffrono? Fin quando non tocca a me, non mi interessa, non mi scuote, non mi muovo nemmeno. Bene, siamo chiamati, se vogliamo vivere la risorti, Gesù è risorto da morte, è uscito dalla morte, lui ha vinto la morte, perché per amore è stato capace di dedicare la sua vita agli altri. E adesso è vivente, coinvolge anche noi a vivere da viventi, da risorti, uscendo dalla indifferenza e diventando davvero responsabili all'interno di questa storia. Era molto bella la preghiera che abbiamo fatto dopo la prima lettura. Non so se ci avete fatto caso, noi abbiamo ascoltato tanti passi biblici questa sera. Il primo brano biblico che abbiamo ascoltato era preso dal libro della Genesi e ci raccontava come Dio ha creato l'universo. Bello, un giardino, bello. E poi ha creato l'uomo ad immagine di Dio, responsabile come Dio. E nell'orazione che abbiamo pregato dicevamo: Dio onnipotente che hai creato l'universo quale riflesso della tua bellezza. Tutto il mondo, un giardino, riflesso della bellezza di Dio. E la creatura umana, hai creato l'uomo capace di risponderti nella libertà e nell'amore, in modo responsabile. La libertà si esprime nella nostra responsabilità. E dicevamo, fa che nella risurrezione del tuo figlio, rifatti nuovi dal tuo figlio, tutti noi, possiamo scoprire lo splendore del giardino del mondo e la dignità dell'essere tua immagine. Teniamolo presente, a volte noi diciamo, ripetiamo tante cose e non ci facciamo caso. Dobbiamo davvero riscoprire che Dio ci ha consegnato l'universo come riflesso della sua bellezza, questo nostro mondo come riflesso della bellezza di Dio. Guardate come l'abbiamo ridotto. Scopriamo tutti i giorni che c'è inquinamento, che non si può vivere, che stiamo deturpando il nostro mondo, cambiano le stagioni. Allora uscire dall'indifferenza, non possiamo più dire non mi interessa, non c'entro io. Ognuno di noi deve diventare responsabile a salvaguardare questa bellezza del nostro mondo. Se facciamo l'esperienza dell'incontro con Gesù risorto, usciamo dall'indifferenza e diventiamo responsabili. Diventiamo responsabili perché noi possiamo scoprire, dice anche la preghiera, lo splendore del giardino e la dignità dell'essere tua immagine. Se siamo all'immagine di Dio, Dio è profondamente responsabile. Gesù che si è fatto umano, è il volto di Dio che si è fatto umano, profondamente responsabile di ogni uomo, proprio per salvaguardare la dignità di ogni uomo. Gesù per amore è finito in croce, non si è rassegnato a dire che mi interessa se stanno per privilegiare l'apparato politico, economico, religioso, distruggono l'uomo, che mi interessa, poteva dire Gesù. No, no, mi interessa molto di più salvare una persona, ridare dignità ad ogni uomo, vivere da responsabile piuttosto che salvare la mia vita. Allora Gesù, il risorto, questa notte coinvolge anche noi ad uscire dall'indifferenza, sia nei riguardi del creato, diventare responsabili per salvaguardare questo nostro mondo con i gesti che compiamo quotidianamente, la differenziata, l'inquinamento, l'uso che facciamo del gas, delle macchine, di questo, di quell'altro, in modo responsabile. Usciamo dall'indifferenza, se no che cosa consegneremo ai nipoti, ai bambini?
che cosa consegneremo, che mondo consegneremo, se siamo risorti, pensiamo a questo. E poi un altro atteggiamento profondo di responsabilità: se cresciamo ad immagine di Dio, di Gesù risorto, e risorgiamo anche noi, responsabili verso i fratelli. Noi a volte diciamo: ci sono guerre, c'è distruzione, violenza, morte in giro. Guardate che ognuno di noi, e a volte invochiamo Dio, perché non interviene? Vorremmo un gesto poderoso, grande di Dio, che risolva i problemi con una bacchetta magica. Dio ci sta dicendo che la responsabilità è nostra. Lui si è fatto presente in Gesù. Gesù ci dona il suo respiro, la sua luce, la sua fiamma, la mette nel nostro cuore. Questo è essere credenti cristiani, non perché osserviamo alcune norme, ma perché accogliamo il respiro di Dio, l'immagine di Dio nel nostro cuore, nella nostra vita, e la lasciamo emergere. Allora diventiamo noi responsabili perché questo mondo di violenza possa cambiare. Perché lì dove c'è violenza, ognuno di noi possa mettere un gesto di bontà. In questo mare terribile di violenza, di morte, se ognuno di noi comincia a mettere un gesto di bontà e di vita, il mondo può cambiare. Ci può essere una risurrezione per questo nostro mondo. E allora vorrei dire, termino, davvero, Gesù è risorto, è vivente, e coinvolge anche noi a partecipare della sua risurrezione, ad essere viventi anche noi, a vivere da risorti. E insisto nel dire che vivere da risorti significa fondamentalmente uscire dall'indifferenza e diventare responsabili.